funzionato. Voi siete pronti a rifare, a rientrare nel grande centrodestra? Per fare cosa? A stasera? Perché? No, in base a che cosa? Sulle tematiche forti, sul ruolo dell'Europa, sull'euro, sull'immigrazione, sull'indulto, sullo ius soli, sul concetto di famiglia, sull'indipendenza. Chi è in piazza in Veneto non ha il tricolore, al Leone di San Marco, quindi sul ruolo delle autonomie e degli enti locali. Quindi se me lo chiede stasera, io non ho elementi per dirle né sì né no, visto che su alcune grandi posso fare il malizioso, sulla guida delle centrerete il giorno prima della formazione della coalizione, perché se no scomparite. La Lega non ha mai fatto ragionamenti in base alle leggi elettorali. Io sfido Renzi sui fatti. Calderoli ha fatto lui la legge elettorale. Perdonate, Salvini, ma sulla guida delle regioni del nord, l'ho fatto d'accordo o no? Patticchiare amicizia lunga. Sì, se devono essere tre regioni. Perdonate, le tre regioni del nord le stiamo governando con uomini della Lega, in base a progetti sottoscritti, a programmi confermati, che parlano di famiglia, parlano di ticket sui farmaci, parlano di bollo auto, parlano di esodati. A livello nazionale, purtroppo, 20 anni di fatiche non hanno portato neanche alla metà di quello che avremmo voluto e potuto fare nell'alleanza di centrodestra. Stasera nemmeno la riforma, con la tortura gli tiriamo fuori la riforma, ma non sa neanche con chi negoziare. La riforma di cui parla Renzi. Adesso Renzi si sveglia, dice presidenzialismo. Chiudiamo il Senato, trasformiamolo in Senato delle Regioni e tagliamo 200 o 300 parlamentari. Ma nel 2006 c'è stato un referendum con queste stesse proposte, con la riforma chiesta dalla Lega. Che cosa ha votato Renzi nel 2006? Che cosa ha votato la Serracchiani nel 2006? Non è che Renzi ha 7 anni, ma non la fanciulla, vai a recitare. Non ci stava. Però io chiedo a Berlusconi, chiedo dell'Europa, dell'euro, della sovranità, delle autonomie, dell'indipendenza, che cosa mi dice? Se allora, mi dice no, tutto è 20 anni che ci abbiamo provato. No, si chiama però, successione, si chiama indipendenza. Un conto è dirlo, un conto è farlo. No, ma guardi, in Veneto, e lo sa anche il presidente Serracchiani, ci sono quasi 200 comuni, non leghisti, di destra, di sinistra, di sopra e di sotto, che alla crisi rispondono dicendo ci autogestiamo, chiedono un referendum per l'indipendenza del Veneto. Roba da matti. In Catalogna l'anno prossimo votano un referendum per l'indipendenza della Catalogna. In Scozia l'ultimo voteranno referendum per la Catalogna, non gli è andato benissimo.